So what is India's relationship? I mean, India has also had these various discussions on nuclear armament and nuclear treaties being signed. So what is the relationship between India and NATO, given the nature of India-US relationship? Well, Mr. Burns is sitting right here in Delhi today trying to bulldoze the nuclear agreement. Quindi mentre ci parliamo qui c'è il signor Burns, americano, che è in discussione con il governo indiano per far firmare il trattato nucleare, però a termini suoi. Quindi anche l'India ha un rapporto abbastanza difficile, ci sono dei trattati agricoli ancora più prepotenti, ancora più danneggianti, che però tuttora esistono. Infatti il nostro primo ministro ha firmato sia un accordo nucleare che un accordo agricolo senza far sapere niente al governo, tantomeno alla gente indiana. Per cui l'India è divisa su questo fenomeno nucleare, diciamo, perché c'è una parte dell'India che vuole che gli Stati Uniti dicano quello che vogliono e che noi firmiamo tutto per rispondere, diciamo, ai loro bisogni. E c'è un'altra India che si oppone, perché anche noi siamo una nazione sovrana e abbiamo il diritto di fare le cose a modo nostro. Quindi è un rapporto, diciamo, non tanto facile, perché la globalizzazione, cioè tutte le organizzazioni che promuovono la globalizzazione, sia la WTO, sia la NATO, ci sia tutt'altro, le organizzazioni cercano di de-democratizzare i paesi e di portare la militarizzazione di questi paesi, che certamente è un processo molto non democratico. E quindi per nutrire la militarizzazione di questi paesi bisogna aggiungere le armi, e allo stesso tempo sanno che il popolo è opposto a questa militarizzazione, e comunque la militarizzazione non può essere popolare e non può essere un metodo democratico, che anzi è tutto il contrario della democrazia. Quindi queste organizzazioni che pretendono di democratizzare, anzi fanno l'opposto, de-democratizzano i paesi in modo che possano controllare dopo loro. Quindi le democrazie certamente non possono accettare questi processi, perché non sono democratici. Nessun governo, nessun popolo vorrebbe essere controllato dalle armi e che siano nucleari o altro, e quindi i paesi hanno diritto ad essere condotti, ad essere diretti da soli. Quindi la globalizzazione cerca di rovinare le democrazie, e la NATO è uno degli suoi strumenti. Will you be participating at the alternative G8 at Rostock or not? And if so, why, and what do you expect will come out? I am going on the concluding day of the Rostock alternative summit, and I'll both be doing the closing address. Sì, ci vado, ci partecipo l'ultimo giorno. Farò il discorso di chiusura del summit, e intanto parteciperò anche alla giornata in cui ci saranno le varie conferenze, in cui cantanti e ballerine discuteranno i problemi della terra, del pianeta, e vorrei parteciparci non solo per ascoltarli, che tanto, ma piuttosto per vedere, per far parte di un'alternativa al G8 e ai movimenti che
che fanno sì che 7-8 paesi potenti del mondo si mettono insieme per discutere i problemi di tutto il pianeta e si danno la responsabilità e in più il diritto di deliberare sui problemi altrui e di cercare di fare delle decisioni che avranno delle conseguenze in tutto il pianeta. Io vorrei far parte di un movimento che crea un tipo di polo contro questa potenza intrapresa da alcuni paesi così come se qualcuno gli avesse dato quel diritto di decidere per altri. E intanto vorrei anche partecipare perché mi interessa sapere perché c'è un'elite in India che fa delle decisioni attraverso il governo, attraverso delle leggi, per apparentemente allevare i problemi dei poveri e di eliminare la povertà. Al contrario, non fanno altro che uccidere i poveri, ammazzare tutta la gente povera e non è che eliminano la povertà, invece eliminano i poveri. E quindi non voglio far parte di questo paese che è diventato un paese così grande, ma è condotto e diretto da un'elite che pretende di essere rappresentante del paese. Non voglio far parte di un paese che criminalizza la propria esistenza e che non voglio far parte di un paese, il paese di Gandhi, che oggi diventa un criminale del pianeta. Voglio oppormi a questo. How does the elite of India, shall we say, how does the elite eliminate the poor? Because you said they eliminate the poor rather than the poverty. 24 people killed in Nandigram, 3 people killed in Punjab. This is happening on a daily basis. They are killing people because they want the people's resources to make their profits on the global market. And the tribals and the peasants don't want to give their land. They want to live on their land. And not just that, they treat their land as terra madre, as Mother Earth. So you have a clash of globalization helped by the northern elite and Earth democracy, where local people say, this is our mother, we will not part from her. E quindi l'elite uccide in realtà i poveri perché si prende le loro risorse per avere più successo sul mercato mondiale e allora a un certo punto il contadino perde la terra, perde i suoi soldi e a un certo punto si suicida oppure muore nella sua povertà. Quindi questa elite è composta di gente che vuole controllare, comprare, acquistare e poi vendere il paese, mentre i poveri, i tribali, i poveri dell'India considerano il terreno su cui lavorano è la loro terra madre e quindi la trattano come una dea e la trattano come se fosse proprio la madre, non la violentano, non la violano. Invece l'elite sta proprio eliminando i poveri in questo modo, aiutato, certamente assistito e promosso dalle aziende multinazionali, ma anche dal governo che vuole controllare e vuole acquistare tutto il terreno.